Bruno Editore presenta Posiziona il tuo brand. I segreti del brand marketing per il posizionamento del tuo marchio. Di Giacomo Bruno. Introduzione. In questo corso ti parlerò di posizionamento, del posizionamento di un prodotto, di quello di un brand, del tuo come professionista, del tuo brand personale. Il posizionamento di un brand si basa su 7 segreti. Sono i 7 segreti che ho estrapolato studiando le strategie delle più grandi aziende, dei più grandi brand, dei più grandi marchi conosciuti da tutti in tutto il mondo. Parlo tra gli altri di Coca-Cola, di BMW, di Mercedes. Ti accorgerai di come gli stessi principi che hanno portato questi grandi marchi al successo possono essere applicati a qualunque cosa e a chiunque, al tuo prodotto, alla tua azienda, al tuo corso di formazione, al tuo coaching, al tuo ebook o libro e a te come autore. Parleremo dunque anche di brand personale. In questo caso il brand sei tu, è la tua persona, la tua identità, quello che sei e che trasmetti agli altri. I 7 segreti per posizionare il tuo brand. Keyword. Associa una parola chiave o un argomento ben preciso a te stesso o al tuo prodotto. First. Arriva per primo se vuoi ottenere un certo posizionamento ed esserne leader per sempre. Nicchia. Trova una tua nicchia, anche piccolissima, in modo che tu possa essere il primo ed unico nel tuo campo. Naming. Scegli un nome attraente ed accattivante per il tuo prodotto o per la tua nicchia. Demo. Dimostra la tua competenza per far risaltare la tua autorevolezza nella tua nicchia di mercato. Web. Partecipa alle conversazioni online e sfrutta la visibilità e la potenza di internet. Focus. Rimani focalizzato e non fare estensione di linea. Come trasmetti ciò che sei? Attraverso quello che hai scritto, il tuo ebook, le tue pubblicazioni, il tuo articolo o commento su un blog. Tutti questi fattori possono influenzare la tua reputazione online, quello che la gente pensa di te, come ti vedono le persone che leggono ciò che scrivi. Capiremo come internet sia una delle chiavi del successo perché oggi la visibilità su internet conta più che mai. Si può dire che oggi siano i motori di ricerca a decidere la reputazione di una persona. Cerchi il tuo nome su Google, visualizzi i risultati e ti rendi conto se le persone parlano bene o male di te e del tuo prodotto o servizio. Tutto ciò influenza ciò che sei e come vieni percepito. Il posizionamento è un discorso che in Italia non ha ancora trovato il giusto spazio. Spesso si parla delle 4 leve del marketing o 4P teorizzate da Jeremy McCarthy: product, prodotto, price, prezzo, place, distribuzione e promotion, promozione. Tuttavia non si parla mai della quinta P, e cioè il posizionamento. Il posizionamento è un concetto che va oltre il classico marketing e riguarda ognuno nello specifico. È la propria strategia per conquistare una posizione di successo all'interno del mercato. Lo affronteremo ampiamente più avanti. Le 5 P. Product, il tuo prodotto o servizio in genere. Price, il prezzo al quale decidi di vendere il tuo prodotto. Place, i luoghi ove decidi di distribuirlo. Promotion, il modo in cui intendi promuoverlo. Positioning, è la tua strategia per conquistare una posizione di successo all'interno del mercato. Per quanto riguarda la mia esperienza di editore, posso dirti che anche per gli autori della nostra casa editrice, il volume delle vendite varia a seconda di quanto ciascuno è noto al pubblico. Ciò significa che le vendite non sono tanto in relazione al singolo argomento che può essere più o meno interessante, quanto a più chi se ne occupa. Per contro, alcuni argomenti vendono di più di altri perché promettono di far soldi, di guadagnare o perché sono meglio targetizzati. Per esempio, gli ebook nei quali si parla di investimenti, di immobili, di finanza, attirano persone che hanno soldi da spendere o hanno una buona formazione di base in materia, ma quando si tratta di manuali sulla crescita personale e professionale, è più difficile trovare lettori disposti a spendere, ad investire su se stessi. In quest'ultimo caso, però, possono giocare positivamente altri fattori. Al di là dell'argomento, una bella pagina di vendita sicuramente aiuta, e sapere chi c'è dietro aiuta ancor di più. È essenziale distinguersi, specie adesso che, sulla scia di ciò che è già successo in America, gli ebook si stanno diffondendo e il fatturato mondiale degli ebook sta crescendo in modo esponenziale.
Se hai avuto occasione di visitare il nostro blog, se segui ciò che scrivo, sai che spesso parlo di quanto sia importante distinguersi, posizionarsi, trovare una propria nicchia di mercato e specializzarsi. Il posizionamento è tutta una questione di percezione. Percezione, sempre una P. Un'altra importante P è quella della PNL, Programmazione Neurolinguistica. Probabilmente sai che sono trainer di Programmazione Neurolinguistica, la neuroscienza che studia l'eccellenza umana in tutte le sue sfaccettature, prendendo a modello i migliori nel loro campo, dai più grandi dirigenti d'azienda, ai più grandi comunicatori, ai più grandi terapeuti. Negli ultimi 40 anni sono stati svolti vastissimi studi su tutto ciò che funziona e sulle persone che riescono a fare bene il proprio lavoro nella crescita personale, professionale e finanziaria. La PNL studia ciò che succede nella nostra mente e ci dice che ciascuno di noi tende a modificare la realtà oggettiva attraverso i propri filtri mentali, trasformandola così in realtà soggettiva. Ciò che percepiamo come realtà, dunque, non è che la nostra realtà soggettiva. Per cui, quando ad esempio pensiamo alla pasta, ci verrà in mente una certa marca di pasta, magari la Barilla, perché è il più famoso brand di pasta, o la De Cecco, perché si è specializzata nella nicchia delle paste che non scuociono. Fatto sta che nella nostra mente ciascuna parola è associata ad un'immagine mentale e se conosci la PNL sai che questi meccanismi funzionano costantemente. Attraverso i canali sensoriali visualizziamo immagini, ascoltiamo suoni, in altre parole avvertiamo sensazioni associate ad una determinata esperienza, ad un determinato oggetto. Lo studio del brand affrontato dal punto di vista della PNL ci conferma che l'accoglienza buona o cattiva che un prodotto riceverà presso il pubblico è questione di percezione. Quindi un brand non è oggettivamente migliore o peggiore di un altro. Una pasta non è necessariamente di qualità migliore o peggiore rispetto ad un'altra, così come non è detto che un ebook sia migliore o peggiore di un altro. Può darsi però che un ebook venda di più perché dietro quel prodotto c'è una persona che nel tempo si è costruita un'identità che ha suscitato credibilità e fiducia nel pubblico, che ha un pubblico affezionato che compra i suoi prodotti perché vi trova scritte cose intelligenti, esposte in maniera chiara e gradevole. Si tratta di una serie di fattori che il cliente associa a quel dato ebook, a quel certo prodotto o a quel determinato autore, così continua a seguirlo e ne decreta il successo. Ciò che imparerai da questo corso potrai applicarlo in seguito a tutto ciò che ti riguarda, alla vita privata per migliorare i tuoi rapporti affettivi e relazionali e alla vita professionale per dare più rilievo al tuo lavoro, al tuo prodotto o al tuo ebook. La percezione è tutto. C'è una storia carina che vorrei raccontarti in proposito. Uno zio, dovendo costruire una fabbrica di scarpe in Sudafrica, decide di inviare i suoi due nipoti in avanscoperta con il compito di studiare il territorio per valutare la possibilità di fare affari in quei luoghi. Qualche tempo dopo, questo zio riceve la telefonata del primo nipote che gli dice: «Zio, qui è un vero disastro, camminano tutti scalzi, quindi non c'è mercato per le scarpe». Lo zio disperato risponde: «Accidenti, come faccio? Avrei voluto espandere la mia attività e per farlo avevo pensato al mercato sudafricano». Trascorsi alcuni giorni, è l'altro nipote a telefonare: «Zio, l'opportunità che ci si presenta qui è fantastica, nessuno usa ancora le scarpe, quindi saremo i primi a lanciarle sul mercato. Il commercio è tutto nostro, è fantastico». A quel punto lo zio recupera tutto il suo entusiasmo. Come vedi, per qualsiasi situazione ci sono sempre due modi di vedere le cose, come ci insegna il famoso bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se è così che funziona la percezione umana, devi sfruttarla a tuo vantaggio e fare in modo di trasmettere agli altri ciò che vuoi. Non lasciare al caso ciò che le persone decideranno di pensare di te, del tuo ebook, del tuo libro, della tua azienda, se sei tu l'azienda, o anche del tuo articolo sul blog. Pensa a ciò che fai, cerca di capire cosa c'è dietro ad un corretto posizionamento, al posizionare bene il tuo brand e mettilo in pratica. Analizziamo ora le peculiarità dei 7 segreti di un buon brand, ossia keyword, first, nicchia, naming, demo, web, focus. Ti parlerò, approfondendoli uno ad uno, di questi che ritengo siano i principi più importanti per posizionarsi bene ed emergere rispetto alla concorrenza. Come ti dicevo, non solo studieremo le aziende più famose, ma porteremo anche esempi riguardanti alcuni autori piuttosto noti della Bruno Editore, in modo da modellarli, ovvero cercare di capire cosa c'è di buono nelle strategie di chi ha successo e sfruttarle a proprio vantaggio. Buon apprendimento! Giacomo Bruno.